Sì, buon pomeriggio a tutti. Orchestra giovanile di Laureana di Borrello Ragone. Ragone? Ragone. No, perché? Perché noi abbiamo intitolato okay. Questa esperienza didattica e concertistica ad un maestro che agli inizi del Novecento è arrivato dalla Puglia, che è il maestro Paolo Ragone, che è stato allora fu ingaggiato per formare la banda di Laureana di Borrello, poi si sposò e quindi abbiamo deciso di intitolare. Quando avevo saputo che il dottore Ragone avrebbe un pochino moderato, dico Ragone, ma noi... Guardi, la mia autostima aumenta, è quasi pari allo scudetto del Napoli. Grazie. Sì, buon pomeriggio a tutti e grazie per questo invito. Voglio subito dire una cosa. Quando ho letto un pochino le posizioni guida di questa giornata, io ho subito pensato di essere un pochino fuori luogo, perché si parlava, leggevo, di dislivello tra nord e sud, della scuola. Invece possiamo dire che da questo punto di vista non c'è dislivello, perché il percorso didattico dell'educazione musicale in Italia è un disastro totale, da Trento a Trapani. E come diceva il dottore Ragone, noi siamo un pochino i padri di tantissime cose che riguardano la musica. Pensiamo a chi ha fondato il melodramma, a chi ha costruito gli strumenti più belli e più affascinanti della storia, come i guarneri, ma di tutto, veramente. E oggi invece ci troviamo sicuramente agli ultimi posti in classifica, e questo è frutto di un percorso didattico che non c'è. In altri paesi più evoluti da questo punto di vista, non c'è bisogno di andare negli Stati Uniti oppure in paesi come il Giappone o la Corea o la Cina, ma anche nel nord Europa, esiste un percorso che va già dalla propedeutica musicale, quindi parliamo di bambini sotto l'età della scuola, quindi già a partire dai 2-3 anni, per poi fare un percorso che ha una sua poi a questo punto funzione, cioè passare alla scuola elementare, la scuola primaria, e non arrivare, come succede da noi, di colpo arrivare alla scuola media, dove viene insegnato il flautino, ancora la clavietta. E poi l'ultima trovata degli ultimi anni, questi licei musicali che ancora non hanno una vera e propria identità. Poi la ciliegina sulla torta è stata la riforma del conservatorio. La riforma del conservatorio oggi, io spazio un pochino, la riforma del conservatorio oggi fa sì che uno studente tutto fa tranne che andare ed avere il tempo per studiare il proprio strumento. Io l'altro giorno ridevo con alcuni miei ragazzi, un ragazzo mi diceva che non può venire ad una prova importante perché aveva lezione di tecnica della consapevolezza corporea, al che io non avevo capito, dico, ma di cosa si tratta? E dice, dobbiamo meditare su come essere posizionati, su come... Quindi oggi fanno di tutto, air training, fanno di tutto tranne che poter studiare musica. Perché ho parlato anche dei licei musicali e del conservatorio. Io sono intanto, oltre che un direttore d'orchestra, anche un docente di scuola pubblica. Ho iniziato nel 2002 e sono un docente titolare presso un istituto comprensivo, quindi scuola elementare e scuola media, però faccio dei miei progetti anche in un istituto di istruzione superiore, liceo scientifico, classico e artistico, e ho avuto anche delle esperienze in conservatorio. E quindi tutta questa carenza e soprattutto tutto questo che manca in un percorso che appunto dovrebbe partire con la propedeutica per poi andare a finire al conservatorio, spesso viene sostituito dal ruolo delle associazioni private, delle associazioni musicali. Ed è qua invece che c'è il dislivello. Oggi le associazioni musicali delle orchestre di fiati, chiamiamo delle bande da concerto, perché le orchestre di fiati, delle quali mi occupo io, ma anche a tanti altri miei colleghi, giovani colleghi,
Le orchestre di fiati del Meridione, ma soprattutto della Calabria e della Sicilia, oggi sono un punto di riferimento in ambito nazionale. E questo viene certificato dalle gare importanti internazionali, dai concorsi che si svolgono ogni anno a Riva del Garda, a San Benzan, a Bergamo, dove questi gruppi, queste orchestre riescono sempre a piazzarsi ai primi posti. Tornando al discorso del maestro Muti, la nostra è una realtà che veramente racconta in giro di questa cosa bellissima. Noi abbiamo avuto non uno, ma 8 incontri col maestro Muti. Noi abbiamo avuto la possibilità di vivere con lui il momento delle prove. Lui ha diretto diverse volte i miei ragazzi di alcuni centri, di Lauriana di Borrello, di Delia Nuova, di Seminara, di Melicucco, che, attenzione, sono anche dei centri tristemente famose per altre cose, per altri tipi di banda musicale, di banda. E qua il maestro Muti non è venuto una volta per dire faccio la comparsa, un progetto di bambini, eccetera, eccetera. Se lui ci ha diretto per ben 8 volte e ci ha anche invitato un anno ad aprire il Ravenna Festival, vuol dire che lui ha anche visto un qualcosa di interessante dal punto di vista musicale. E la mia esperienza di Lauriana di Borrello è nata un pochino così, perché io avevo avuto il ruolo in questa scuola, e questo era un paese tristemente famoso perché c'era stata negli primi anni 90, una delle sanguinose faide che aveva anche ucciso una bambina di 7 anni, Marcella Tassone, cioè il killer. Non aveva avuto dubbi, pur di uccidere il fratello coinvolto in una delle famiglie mafiose, si era fatto scudo di questa bambina e il killer uccise anche la povera Marcella. Quindi quando sono arrivati in questa scuola, io avevo avuto pure delle esperienze come amministratore, assessore alla pubblica istruzione nel mio comune. Il mio comune è stato uno dei primi comuni a costituirsi parte civile nei processi alla mafia, e allora con alcuni insegnanti abbiamo detto dobbiamo partire con un progetto di orchestra di fiati anche a Lauriana e dobbiamo cercare di coinvolgere più ragazzi possibile. Sapete che al momento delle iscrizioni, qua ho anche il mio presidente Franco Fruci che è qua con me, al momento delle iscrizioni noi in quella fase abbiamo avuto ragazzi delle famiglie contrapposte. E quindi qual era la sfida? Farli suonare insieme. E in un famoso articolo, intervista di Riccardo Muti al Corriere della Sera, lui disse questo: sono rimasto colpito da Lauriana di Borrello, dove figli di famiglie contrapposte da una faida oggi sono seduti nello stesso leggio. E da là abbiamo coniato un pochino il nostro motto, che chi banda non sbanda, che è un pochino un motto che rappresenta il nostro slogan. Ecco, perché devono essere le associazioni private a sostituire quello che forse dovrebbe avvenire a scuola? Anche perché noi abbiamo molte difficoltà. Noi, è difficile partecipare ai bandi regionali, veramente quasi impossibile, poi in Calabria non ne parliamo. Quindi un altro dei motivi per il quale io e il mio presidente siamo venuti qua, per vedere se troviamo qualche sostegno. È una battuta. A questo punto dovete trovarlo, altrimenti... Sì, un'altra cosa che volevo dire, io ricordo uno dei momenti più belli della nostra esperienza. Noi abbiamo fatto dei concerti nelle carceri del sud. Siamo stati anche al Nisida qua a Napoli, e una volta siamo stati al Malaspina a Palermo. E né io né il presidente né i ragazzi presenti in quella occasione dimenticheremo mai quello che ci disse un ragazzo. Dice: oggi, dice questo ragazzo, ci avete dato una lezione. E quello che noi vi chiediamo, io vi chiedo, continuate a studiare, perché noi siamo qua, perché non lo abbiamo fatto.
Quindi questa è una cosa che noi ci porteremo sempre nel nostro bagaglio, non solo di musica ma di crescita. E l'ultima cosa, dottore Ragone, mi pare che in questi giorni si parlerà anche di lavoro, di occupazione. Voi sapete i numeri che ci sono in Calabria, in provincia di Reggio Calabria. I nostri progetti sono partiti fine anni 90, 97-98, quindi io mi sono trovato ad avere allora dei ragazzini che oggi hanno 30-35 anni. In uno dei paesi dove lavoro io, che è Melicucco, 5.000 abitanti, di quei ragazzini oggi più di 40 lavorano grazie alla musica, insegnano nelle scuole, hanno vinto i concorsi nelle bande ministeriali, suonano nelle orchestre, quindi alla faccia di chi dice che con la cultura e con l'istruzione non si mangia. Infatti, l'hanno detto. Allora,